ci hanno fatto credere che il diavolo era un mito, una figura, un'idea, l'idea del male. Ma il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui. E anche Satana furbo, Signore ci dice, quando è cacciato via se ne va. Ma poi, dopo un certo tempo, quando tu sei distratto, dopo alcuni anni, torna con sette peggiori di lui. Porque hermanas y hermanos, metámoslo en la cabeza. Con el demonio no se dialoga. No se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Ancora è tempo per non finire nell'inferno. Questo è il male, non è la nebbia di Milano. Questo è il male, non è una cosa diffusa, è una persona. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí. E quindi tu, Papa Francesco, mi dici che il male va con la maiuscola. C'ha un nome e un cognome. Sì, sì, sì. Sicuro, eh? Anche dentro casa nostra. Dentro? Ah, sì. Ma sempre fa finta di essere educato. E non entra invadente in casa, no, no, è molto educato Satana. Bussa alla porta, fa suonare, entra educato, con le seduzioni, i compagni, e alla fine... questo è il male, non è una cosa diffusa, è una persona. Educato. Entra così e poi finisce male se non... E con questo io vorrei dire una cosa, che sono convinto. Con Satana non si può dialogare. Per favore, non facciamo affari con questo demonio. Entra educato, con le seduzioni, i compagni. L'idea del male, ma il diavolo esiste. Torna con sette peggiori di lui. Questo è il male, non è una cosa diffusa, è una persona. Cosa? Come parlava Gesù con Satana? O lo cacciava via? O come ha parlato nel deserto? Con la parola di Dio. Ma non ha fatto dialogo, perché se tu incominci a dialogare con Satana, sei perduto. Solamente la forza della parola di Dio lo può derrotare. È più intelligente di noi. E ti rovescia, ti fa girare la testa e sei perduto. No, vattene. E questo, non lasciare cadere nel male, essere furbi nel buon senso della parola, essere svelti, avere la capacità di discernere le bugie di Satana. Perché il demonio è assurdo.